Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per le nostre lasagne al pistacchio. Allora, delle lasagne, se le tirate a mano, meglio ancora. Io uso queste che non vanno precotte e si cuociono direttamente con il condimento. Poi del pistacchio 100 g di granella, potete scegliere tra quella più sottile e questa un po' più grossa che io preferisco. 100 g di parmigiano reggiano, un vasetto di pesto di pistacchi, potrebbe servirmene un po' di più qualora le voleste più cariche e intense di sapore di pistacchio, un 100 g di formaggio al pistacchio e 100 g, e tutto con 100 g, di speck. Potete sostituire lo speck con la mortadella, ma vi posso assicurare che con lo speck ha un sapore molto più buono e molto più delicato, con la mortadella viene tutto molto più pesante. Per chi gradisce, qualche sottiletta, donano cremosità al piatto, non aggiungono nulla e non tolgono nulla in termini di sapore, ma donano molta cremosità al piatto. E in più un litro di besciamella, trovate la ricetta in alto a destra dove c'è la I col pallino, abbiamo già fatto il video. Questa patina che vedete, perché non ho messo la pellicola e ho spezzato la patina che si forma sopra, che comunque io uso nella ricetta, perché quando poi va in forno e fonde tutto, il burro fa inglobare di nuovo tutto all'interno e quindi non si formano i grumi. Cominciamo subito. All'interno di una pirofila verso la mia besciamella. Io ne ho fatta 1,5 litri, cioè l'ho fatta con 1,5 litri di latte, quindi 6 cucchiai di farina, un pizzico di sale e 100 g di burro, circa un po' di più, 125. Quindi metto il fondo di besciamella, dopodiché prendo le mie lasagne, tolgo gli angolini e le adagio una accanto all'altra. Rimetto la besciamella che va sopra e sotto la lasagna, perché questo la fa cuocere in pratica. Prendo lo speck e lo taglio a striscioline. E quindi adagio le striscioline di speck, non metto le fette intere perché poi al taglio sarebbero veramente antipatiche, perché sfalderebbero tutta la lasagna. Preferisco metterlo così a fiocchetti su tutta la superficie della lasagna. Quindi metto una spolverata di parmigiano, una spolveratina di pistacchio e un po' di pesto che andrò a spalmare con una spatolina qua e là, amalgamando il tutto. Su questo piano la metto così. Negli altri piani invece la spalmerò direttamente subito dopo la besciamella. Qui mi piace darla a macchie, perché poi sono punti in cui la sapidità prende più vigore, mentre quando la miscelate con la besciamella rimane tutta un po' più stemperata. Qualche fiocchetto di sottiletta a quelli. Io ne metto 1,5 per piano circa. E su questo piano non aggiungo più niente. Prendo di nuovo le mie lasagne. E ricominciamo con besciamella, pesto di pistacchio, che vado in questo momento invece a miscelare con la besciamella, e granella di pistacchio, parmigiano. Nel centro non metto la sottiletta, ma metto i pezzettini, delle fettine sottilissime di provola al pistacchio. Metto un altro strato di lasagne.
verso la besciamella il pesto di pistacchio. La granella di pistacchio. In forno per 20 minuti a 180 gradi e sono pronte. Se volete che reggano perfettamente la fetta, infornatele a 180 gradi per 20 minuti, fatele raffreddare a temperatura ambiente, quindi prima di servirle riscaldatele altri 15 minuti e anche calde fondenti terranno la fetta. Le metto in forno e poi le vediamo alla fine. Arriva! Ma bellissima la nostra lasagna al pistacchio, speck e tante cose. Adesso la faccio raffreddare perché ancora è friccicarella. Buonissima. Dopodiché la riscalderò altri 15 minuti e la servirò. La fetta si taglierà perfettamente rimanendo un quadratone di bontà. Bene, preparate questa lasagna e noi ci vediamo dopo. Perfetta per Capodanno. Ciao!